Ciao ragazze, in questo video parleremo della nuova linea Lifting Vegetal. Se sei curiosa, continua a guardare. Questa linea è fenomenale. Abbiamo già visto tantissima pubblicità sui social, in televisione, perché è veramente fantastica. Abbiamo anche un brand ambassador come Fiona May, che è innamoratissima di questa linea. E parlo appunto della Lifting Vegetal. Questa linea ha un packaging fantastico perché è di un colore proprio un bel verde e ha anche le righe, insomma, le scritte oro rosa, e quindi sta anche benissimo sulla nostra vanity table, ed è appunto anche proprio bella esteticamente da vedere. Ma la cosa fenomenale non sta nel packaging, ma quello che c'è all'interno, il prodotto, perché è un prodotto anche brevettato, perché è fenomenale. Che cosa hanno fatto i nostri ricercatori? Hanno trovato questa pianta e hanno estratto il collagene vegetale all'interno di questa pianta e hanno appunto isolato il collagene vegetale. In questo modo abbiamo un prodotto 100% vegetale che ci aiuta a rigenerare il collagene naturalmente. La Lifting Vegetal è veramente una linea top. Abbiamo già visto tantissima pubblicità sui social, in televisione di questa linea, ma di cosa tratta? Di che cosa fanno queste creme? Allora, iniziamo a dire che la Lifting Vegetal andrà a sostituire la linea arancione, la storica linea arancione che è appunto in Yves Rocher. E la Lifting Vegetal, appunto come dice il nome, è un'antietà, quindi viene utilizzato per donne appunto dai 40 anni in su. Ha un effetto speciale: applicando sul viso la crema, il collagene naturale va a influire sul derma. Per la spiegazione del derma vi lascio al video precedente, così vedete un po' come è fatta la nostra cute e come è diciamo strutturata. Il collagene naturale va appunto ad agire sul nostro derma e in questo modo produce il collagene che ci aiuta a sembrare più giovani, altro che sembrare, saremo appunto proprio più giovani, perché ha questo effetto tensore del viso e quindi aiuta sia a sollevare l'ovale del viso, ma aiuta anche a eliminare le rughette che abbiamo di espressione. In questa linea abbiamo 5 prodotti: il contorno occhi, la crema giorno, e di creme giorno ne abbiamo due, la crema notte e il siero. Iniziamo dalla cosa che va indossata prima, ossia il siero. Il siero è importantissimo perché è un veicolante che va appunto a veicolare la crema, cioè se noi applichiamo il siero, e come va applicato il siero? Il siero va picchiettato, non va scaldato e massaggiato sul viso, ma va applicato appunto con la pompetta e va picchiettato sul viso e va fatto assorbire. Una volta assorbito il siero va poi applicata la crema. Dicevo, è come un veicolante perché prende la crema che noi applichiamo sopra e fa in modo di moltiplicarne gli effetti, quindi proprio è come se noi avessimo un treno che prenda, insomma, il nostro prodotto e lo porta direttamente nel derma, e quindi in questo modo noi moltiplichiamo gli effetti della crema, ed è importantissimo appunto avere il siero come mezzo tra la crema e la nostra cute, nel nostro epidermide. Messo il siero, poi appunto abbiamo la crema giorno. La crema giorno va applicata dall'alto verso il basso per quanto riguarda il collo, perché noi dobbiamo sempre andare in verso antigravitazionale, e poi va aperta in questo modo. Quindi noi dobbiamo proprio aiutare la crema ad essere assorbita e a dare quell'effetto lifting e tensore al nostro viso. Una volta applicata la crema viso, poi di notte faremo il nostro, dopo la detersione e la tonificazione, che sono importantissime a tutte le età, ma soprattutto per appunto età un pochino più avanzate, perché dobbiamo curare benissimo la nostra pelle. Solo in questo modo noi possiamo contrastare gli effetti appunto del tempo. Perché, come ben sappiamo, ci sono due effetti che agevolano, diciamo, l'invecchiamento cutaneo: sia l'effetto anagrafico, e quindi per quanto riguarda appunto la nostra età anagrafica, più diventiamo grandi più abbiamo le rughe, e questo è bellissimo, ma abbiamo anche un effetto per quanto riguarda lo stress e gli agenti esterni, e come noi mangiamo, la nostra attitudine anche avere le rughe. E noi su questo possiamo avere un effetto, perché appunto se noi riusciamo a detergere, a tonificare e a trattare in modo efficace la nostra pelle, abbiamo anche la possibilità di ridurre le espressioni del tempo. Quindi
Tornando alla nostra crema notte, appunto dopo la tonificazione e la tonificazione dobbiamo andare a trattare e quindi è importantissimo utilizzare la crema notte appunto di questa linea Lifting Vegetal, che aiuta, il derma ad assorbire il collagene naturale e appunto a produrlo durante la notte, e al mattino ci vedremo molto più luminose e molto più distese proprio nell'ovale, molto più alzato, e un effetto proprio visivo fantastico. Se la provate scrivetemi qua sotto i commenti perché è veramente meravigliosa. Il quarto prodotto è quel prodotto proprio da lasciare a bocca aperta, è il prodotto dei prodotti. Perché? Perché è un contorno occhi antiborse, e se vi dico antiborse, cioè guardate questa foto. La differenza tra aver messo questo contorno occhi e non averlo messo è enorme, perché le borse sono appunto molto difficili da far andare via, ed è il primo prodotto di Yves Rocher che noi abbiamo che ha questo potere proprio di sgonfiare le borse, non minimizzarle ma proprio sgonfiare le borse, e per avere un effetto un po' più, diciamo, anche piacevole quando si applica il contorno occhi, viene consigliato di metterlo all'interno, metterlo nel frigo, e quindi poi quando si applica sempre con l'anulare noi andiamo a applicare appunto il contorno occhi. In questo modo abbiamo la sicurezza di avere le borse notevolmente ridotte. Questo è un prodotto top, infatti io non vedo l'ora di averlo, perché le mie clienti, ho diverse clienti che hanno appunto problemi di contorno, di insomma borse, e questo prodotto penso che mi ameranno per sempre quando glielo farò avere, perché è fantastico. Poi abbiamo come ultimo prodotto una crema, diciamo, liquida per quanto riguarda il giorno. Quindi noi possiamo scegliere o avere una crema un po' più densa, un po' più ricca per il giorno, o avere un fluido, diciamo, a pompetta, e applicare appunto il fluido sul viso invece di avere la crema appunto molto più ricca. Questo sta al piacere, insomma, che noi abbiamo nell'applicare o meno una crema o un fluido, e anche al tipo di pelle, quindi dipende insomma dal nostro tipo di pelle se è preferibile utilizzare il fluido oppure una crema un po' più ricca. Spero che questo video ti sia stato utile. Se ti è piaciuto metti un pollice in su, iscriviti al canale e ti aspetto su Instagram, così continuiamo a parlare. Ciao!